Ma salve a tutti ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia del vostro Guerzo 86. Quest'oggi qua tra le mie mani, guardate che cos'ho, un bel boxettino, lo Xiaomi Redmi Note 5. Andremo a vedere cosa c'è dentro, il contenuto di vendita versione cinese ci arriva direttamente da mastermind.net. Nicola, anche questa volta è arrivato, penso primissimo, credo di averlo solo io questo dispositivo, e quindi lo straringrazio. E non è solo questo, perché nel gruppo Telegram avete già visto come abbiamo ancora attivo il coupon esclusivo per il Redmi 5 Plus Global, quindi con banda 20 e garanzia di 2 anni, quindi prodotto straufficiale marcato CE, con il codice sconto esclusivo che troverete qua sotto. Arriva a casa vostra 24 ore barra 48 lavorative a 179 euro, veramente un prezzone ragazzi. Poi arriveranno tutti i vari versus e new entry. Se vi piace lo Xiaomi Mi A1, ora qui vabbè il mio è in colorazione rossa, lo vedete, ma c'è disponibile la 332 in colorazione nera. Anche qui coupon esclusivo qua sotto, potete risparmiare 20 euro, quindi anche questo 175 euro, anche lui banda 20. Metto da parte questi dispositivi ragazzi, perché vi faccio vedere nel video di oggi. E anche qui, codice sconto, Guerzo 86, circa 15 euro. Andiamo dunque, ragazzi, a vedere tutto quello che c'è in Redmi Note 5. E allora, sigla! Ecco qui, ragazzi, quindi subito la box, subito il box di vendita, vedete. 5,99 pollici in 18 noni, 4000 mAh la batteria, 13 megapixel la fotocamera, a f1.9 nella versione cinese Snapdragon 636. Sono curiosissimo di vedere nell'utilizzo quotidiano proprio come va questo nuovo processore, l'erede dello Snapdragon 625 che abbiamo nel Redmi 5 Plus. Ecco perché tutti questi coupon, questi codici sconto, eccetera, eccetera, perché Xiaomi fa un casino della Madonna. 664, quindi 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interne sono le caratteristiche. Il box, ragazzi, contiene il semplice e l'onesto, anzi chiamiamolo proprio così. Troviamo la classica coverina in silicone trasparente fumé che troviamo anche negli altri dispositivi, che ho già tolto, e capirete perché, perché lo smartphone è abbastanza scivoloso. Poi vabbè, chiaramente libricino per le istruzioni che non ci interessa. Poi cavo, purtroppo USB, micro USB, quindi non abbiamo il Type-C su questo smartphone, lo spillettino per rimuovere il vano della SIM, anzi delle SIM, perché abbiamo un dual SIM. E poi caricabatterie non in formato europeo, però non vi preoccupate perché Nicola durante il vostro acquisto vi inserirà nella confezione anche un adattatore per le prese italiane. Mettiamo ragazzi da parte la box, perché tanto la scatola non me ne frega assolutamente niente, avete ragione. Mettiamo dentro invece il Redmi Note 5. Allora ragazzi, ecco qua lo smartphone, lo vedete, il Redmi Note 5. Vi metto subito a fianco il primo telefono che ha il semaforo, anzi è stato il primo smartphone ad avere un semaforo nella parte posteriore. Eccolo qua, sto chiaramente parlando di iPhone 10, mentre vedete Xiaomi riporta la stessa identica situazione di fotocamera anche sul suo Note 5, quindi viene ripresa la forma proprio della fotocamera di iPhone 10. Mettiamolo da parte perché non ci può interessare in questo video. Vi metto però accanto il Redmi 5 Plus. Perché ve lo metto accanto? Perché sostanzialmente il primo impatto è questo: due telefoni pressoché identici, non per quanto riguarda la fotocamera, perché vedete la concezione è differente, ma per quanto riguarda, secondo me, anche la parte frontale. E adesso ve le andrò a girare in questo preciso istante. Eccoli qua, vedete, uno a fianco all'altro, la differenza è veramente minima. Il Redmi Note 5 è un pelino più sottile, quindi un pelino meno spesso rispetto al Redmi 5 Plus, ma si sta veramente parlando di inerzie. Cosa cambia? Cambia il form factor per quanto riguarda il jack da 3,5 mm, parte superiore per il Redmi 5 Plus, mentre parte inferiore per il Note 5. Anche qua non abbiamo, secondo me, grave mancanza, un USB
Type-C. Vedete, io ho utilizzato in questo momento il Pixel Launcher, non vi preoccupate, poi durante la video recensione utilizzerò anche durante le prove il Launcher Stock. Vi faccio vedere la ROM con cui mi è arrivato questo dispositivo, sto parlando chiaramente di una ROM cinese, quindi abbiamo la lingua cinese-inglese, devo ancora effettuare lo sblocco bootloader, non so se lo farò su questo dispositivo o aspetterò direttamente quello globale che arriverà tra circa un mesetto. Comunque vi faccio vedere le informazioni sul dispositivo andando nella versione della MIUI. Eccola qua, adesso sta cercando magari un update, 9.5.4.0 versione stable, vedete con le gesture al, chiaramente al cartello. Abbiamo Android in versione 8.1, le patch sono aggiornate, andiamo a vedere soprattutto le patch di sistema di febbraio 2018, quindi comunque aggiornatissima questa ultima ROM rispetto ad esempio al Redmi 5 Plus che, se non erro, è fermo, a parte vabbè non abbiamo Android 8.1 Nougat ma siamo fermi a una versione software, adesso ve lo faccio vedere visto che qui è la versione proprio global, 7.1.2 con le patch che sono anche qua di febbraio, però la versione software è differente. Come si muove questo dispositivo, ragazzi? Bene, non ho avuto problemi per quanto riguarda anche l'installazione del Play Store, tramite APK si può installare, abbiamo la lingua inglese, chiaramente è una versione software che prima o poi dovrò cambiare perché sono abituato a testare i vari Xiaomi con la versione U, non con la versione cinese, però siccome mi è arrivato, ripeto, quasi per primo, devo per forza di cose andare a testarlo con questa ROM in attesa magari di una ROM successiva. Il primo impatto anche con la fotocamera non mi sembra un impatto malvagio, qui abbiamo fatto, io ho fatto ieri degli scatti, vedete, buona risoluzione, migliore rispetto al Redmi 5 Plus e migliore rispetto ad esempio anche al Mi Mix 2, ve lo dico tranquillamente, questo è Federico, grande Fede che ieri è andato a prendere il telefono, vedete l'effetto portrait, l'effetto sfocato nella parte posteriore con la dual camera, viene bene come viene bene anche il resto della fotografia, quindi un'ottima camera secondo me. Parte frontale 8 megapixel, non è quella da 20 perché solo in Cina si vende quello da 20 e poi ragazzi mi fermo qua anche perché la batteria non so, mi è arrivata da ieri, ci sto un pochino smanettando, è presto per darvi un giudizio e quindi rimanderò il tutto alla video recensione completa. Devo ringraziare, voglio salutare, se non me ne dimentico, utenti Xiaomi Italia, la community Xiaomi che sempre mi sostiene quando uploado un video, se no me ne dimentico, e quindi veramente grazie del vostro sostegno, e troverete chiaramente anche il loro link in descrizione sperando di vedere il mio video nella loro community, come saluto anche tutte le varie community Telegram che in queste 24 ore sono state scimmiottate con questo Redmi Note 5, bello al tatto, abbastanza scivoloso, vi dico anche le impressioni, costruito molto bene da parte di Xiaomi. Mi fa storcere molto il naso la mancanza del cavo Type-C, come non mi piace la posizione della fotocamera così, perché secondo me l'hanno inventata loro, meglio l'hanno messa loro così, lasciamo fare questa tipologia di telefono. Fortunatamente Xiaomi non implementa il notch come non l'ho implementato nel Mi 2S che deve uscire, poi vabbè, vi dico ecco questo aneddoto in anteprima. Qui si scontra secondo me con Redmi 5 Plus perché Snapdragon 636, 6,25, 4 giga, 6 giga, volete sapere le differenze? Arriverà chiaramente il versus tra questi due smartphone. Per non perdervi nessun video, ragazzi, qua sotto trovate il tasto per l'iscrizione al canale, è gratuita, schiacciate la campanellina, ma soprattutto schiacciate il tasto like, così andiamo su con questo video. Io vi saluto, voglio sapere tutte le vostre impressioni e soprattutto tutte le vostre domande qua sotto nel box dei commenti. Guerz86 vi saluta e ci sentiamo ovviamente nei prossimi video.